Cantarono le buone cose di pessimo gusto, le cose tristi, i convalescenti e le rose che sfioriscono. Non furono ribelli, anche se non amarono mai pienamente la società in cui vivevano. Non amarono Carducci e D'Annunzio e nessun poeta Vate. I loro nomi? Carlo Chiaves, Marino Moretti, Francesco Maria Martini, Sergio Corazzini, Guido Gozzano, Corrado Govoni, Tito Marrone, Aldo Palazzeschi, Giulio Gianelli, Nino Oxidia. Ma forse vi saranno più noti col nome di Crepuscolari. Questa storia ha per protagonisti tutti i letterati che sono nati negli anni Ottanta del XIX secolo e che sono cresciuti in un periodo che ha visto trasformarsi radicalmente la società italiana e con essa il pubblico e il ruolo della letteratura e della poesia. Nati ed educati in un ambiente culturale, hanno raggiunto la maturità in un mondo che era profondamente cambiato, sia pure in ritardo rispetto alle esperienze di altri paesi come la Francia e l'Inghilterra, in cui quelle trasformazioni sociali ed economiche si erano fatte sentire precedentemente e forse in modo ancora più lacerante. Però possiamo dire che intorno al 1910, con il crepuscolarismo, il tema dell'inettitudine affrontato negli stessi anni da Pirandello e da Svevo entra nella poesia lirica italiana. Oltre a questo, i crepuscolari avvertono, nella crisi di quegli anni, la mancata corrispondenza del linguaggio con le cose e la necessità di trasformarlo all'interno della poesia. La definizione di crepuscolare si deve allo scrittore Giuseppe Antonio Borgese, che, diventato da pochissimo professore universitario, il 10 settembre del 1910, in un articolo pubblicato sulla Stampa, definì poesia crepuscolare quella contenuta in tre raccolte appena edite: Poesie provinciali, Sogno e ironia, Poesie scritte sul lapis, di tre autori che all'epoca avevano tra i 24 e i 28 anni e quindi suoi coetanei o quasi. Questi poeti erano rispettivamente il romano Fausto Maria Martini, il torinese Carlo Chiaves, il romagnolo Marino Moretti. A giudizio di Borgese, con la loro poesia la poesia italiana era arrivata al crepuscolo e dopo Carducci e D'Annunzio non poteva che accontentarsi ormai delle briciole nell'attesa e nella speranza che sorgesse un nuovo grande poeta di temperamento. Per Borgese il crepuscolo infatti poteva essere inteso sia come la luce terminale che precede il tramonto, sia come la speranza di una nuova alba. La poesia italiana lentamente si attenuava e si spegneva nella voce dei crepuscolari, i quali, continuava il critico, non avendo nulla da dire o da fare, esprimevano solo una vaga malinconia nei loro versi. Beh, in effetti, i poeti che da allora chiamiamo in tal modo esprimono spesso nei loro testi la stanchezza per la vita e della vita che li circonda attraverso atmosfere vaghe, in cui i contorni delle cose e delle parole sono indefiniti come chiaroscuri,
Le parole, infatti, non sembrano più in rapporto con le cose, non sembrano più dire la realtà. E la verità che esse un tempo potevano esprimere sembra sfuggire, sembra appartenere a un mondo passato, a un mondo che non c'è più. Questi letterati inoltre rappresentano se stessi come intellettuali malati o deboli perché si sentono inetti, inadeguati o poco motivati ad affrontare la vita pratica secondo gli schemi e le convenzioni dominanti. È evidente, come in altre esperienze letterarie di quell'epoca, l'eco dei poeti maledetti, di Baudelaire e di Verlaine in particolare, che a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento erano stati tradotti e poi sempre più conosciuti e apprezzati in Italia. Tuttavia, a differenza dei poeti francesi, i crepuscolari non trasformano mai questo loro malessere in una protesta orgogliosa, in una contrapposizione sdegnosa o nel vanto che deriva dal fatto che uno si può proclamare diverso, maledetto, rifiutato e antiborghese. La pratica letteraria, come l'esercizio dell'intelligenza in Zeno Cosini più tardi, viene descritta piuttosto nei termini della malattia e più precisamente del vizio. Il torinese Guido Gozzano, che è il poeta più rappresentativo della corrente crepuscolare, in un verso della Signorina Felicita afferma esplicitamente: «Mi vergogno di essere un poeta». Insomma, mentre l'Italia giolittiana cresce economicamente e dimostra anche le nuove lacerazioni e contraddizioni che lo sviluppo accelerato comporta, questi poeti che negli anni della prima giovinezza erano cresciuti in un mondo che considerava ancora la letteratura e la poesia un passatempo nobile o una funzione sociale alta, riservati a un'elite ristretta, colta, raffinata, si sono ritrovati, nel momento della loro maturità artistica, in una società completamente cambiata, in cui la letteratura è diventata un bene di consumo, una merce, ed è sottoposta al mercato e al giudizio di un pubblico che è più vasto, ma spesso è molto meno raffinato e consapevole. E questo è uno dei motivi, in generale, che attraversa tutto il decadentismo italiano. Il romano Sergio Corazzini esprime questo senso di svendita dell'attività intellettuale e della poesia in alcuni versi del 1906, Bando, in cui, come in una scena teatrale, nel monologo di un banditore, sceneggia proprio la messa all'asta delle sue idee. Qui la declamazione, più che oratoria, diventa imbonimento. Avanti, si accendano i lumi nelle sale della mia reggia. Signori, a principio la vendita delle mie idee. Avanti, chi le vuole? E poco dopo, diventerete celebri con pochi denari. Pensate, l'occasione è favorevole. E ancora, verso il finale, non abbiate timore di offendermi con un'offerta irrisoria. Che mi importa della gloria? È evidente che quando manca la rivolta, l'unica arma per contrastare la volgarità dilagante ed economica del mondo ed evitare però che il poeta si trasformi in una voce piangevole, uno che fa solo la lagna, è l'ironia. Si tratta della stessa ironia di cui parlerà Pirandello 2 anni dopo nel saggio sull'umorismo, ossia di una contraddizione fittizia, dissimulata, in cui in realtà si afferma non solo il contrario di ciò che si dice, ma anche, nascosta tra le righe, la superiorità intellettuale e morale di chi, per l'appunto, fa l'ironia. E ovviamente, se le idee sono in vendita, potremmo dire, abbassando anche noi il registro e il tono, e spero mi perdonerete per questa estrema volgarizzazione,
che non si danno le perle ai porci. Le idee che si vendono e che hanno un mercato non sono con ogni probabilità delle grandi idee. E quindi, in fin dei conti, anche il poeta che le produce o non è in grado di produrle, di alte e nobili, o non ritiene che la fatica ne valga la pena. Piuttosto si sente sempre stanco, inadeguato, a disagio, consunto, anche se mai bruciato da una sola fiammata di passione, perché tutto sommato questa lo potrebbe anche nobilitare, riscattare, ma ciò non avviene. I temi e lo stile con cui parlare, e questa è forse la vera novità che distingue l'afflato crepuscolare, sono completamente abbassati. Si parla di piccole cose, case di provincia, animali impagliati, vecchi album di fotografie, salottini piccolo borghesi, ambienti ospedalieri, conventi e palazzi che hanno perso il loro antico splendore. In generale si tratta di elementi che, se ci si pensa bene, si pensano normalmente più grandi o importanti di ciò che realmente sono e che invece a uno sguardo ironico rivelano tutta la loro decadenza, come nei versi della signorina Felicita di Gozzano. Bell'edificio triste, inabitato, grate panciute, logore contorte, silenzio, fuga delle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. E più avanti, penso l'arredo, che malinconia! Penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere. Che malinconia! Allo stesso modo si parla di piccole persone. Maestri di scuola, servi, piccoli proprietari terrieri animati unicamente dal desiderio di arricchirsi un po' di più, contadini analfabeti, prostitute, impiegati, ma senza che questi assumano mai una nuova dignità e diventino i portatori di idealità totalmente nuove e in definitiva alte in modo diverso da quelle passate. Sempre in Gozzano, quel tuo buon padre, infama d'usuraio, quasi bifolco, mi accoglieva senza inquietarsi della mia frequenza, mi parlava dell'uve e del massaio, mi confidava certo antico guaio notarile, con somma deferenza. E un po' più avanti, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore, ma poiché trasognato giocatore, quei signori m'avevano in dispregio. È, come vedete, un mondo piccolo, ridotto, anche gretto, ma che tuttavia appare sereno nella sua mancanza di ambizioni elevate e nobili, al punto da poter costituire per un breve momento anche qualcosa da desiderare, anche un luogo di cui potersi accontentare, una sorta di strana tentazione. Meglio la vita ruvida, concreta del buon mercante inteso alla moneta, meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno di essere un poeta. E più avanti, e io non voglio più essere io. Non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista mercanteggiando placido, in oblio come tuo padre, come il farmacista. Una cosa che è loro ben chiara è che in generale le parole
hanno perso la loro corrispondenza col reale, soprattutto le parole della letteratura, che dicono qualcosa di più alto della realtà, ma ormai inesistente, e quindi mentono. Appare qui anche nel linguaggio la contrapposizione, messa già al centro del dibattito sulla crisi, tra la vita, qui intesa però senza slanci, e le forme. Sempre Gozzano scrive: «Se lei sapesse come sono stanco delle donne rifatte sui romanzi». I letterati stessi non sfuggono a questa atmosfera di decadenza. Sono definiti anche loro da parole, da titoli, che ormai non corrispondono più alla loro condizione e alla loro realtà. Le parole piuttosto danno dei modelli inesistenti che possono essere solo vagheggiati e non realizzati. In altri termini, il linguaggio è una maschera. Il linguaggio maschera la realtà, il linguaggio mente, e bisogna quindi modificarlo. Gozzano conclude La signorina Felicita proprio con un verso che è la constatazione che il giovane poeta romantico è quello che fingo d'essere e non sono. Ovviamente i temi e i soggetti della loro poesia fanno accozzo con l'oratoria dei poeti vate, di Carducci e di D'Annunzio in particolare, se si esclude in parte il poema paradisiaco di quest'ultimo, ma anche dell'ultimo Pascoli, che proprio in quegli anni era ricaduto certamente in alcune forme dell'oratoria e della retorica. Del Pascoli precedente si recuperano certo molti più aspetti, come la poetica delle piccole cose, ma senza il simbolismo che aveva caratterizzato il poeta romagnolo e con una leggerezza e con ironia maggiori, lontane dal senso profondo del dolore pascoliano. Anche la fanciullezza, che era stata al centro della poetica di Pascoli, nei poeti crepuscolari si trasforma. Il ritorno all'età infantile per loro è un modo di evadere, di fuggire in un mondo irreale, fatato, fiabesco, per poter poi rifiutare in fin dei conti le responsabilità della vita. Questi poeti però portano a un nuovo livello la trasformazione del linguaggio poetico iniziata da Pascoli. Utilizzano sempre più uno stile discorsivo, centrano l'attenzione sui piccoli oggetti descritti anche nella loro miseria, nella loro banale quotidianità, le buone cose di pessimo gusto, il ciarpame reietto così caro alla mia musa di cui parla Gozzano. E il lessico crepuscolare si arricchisce così di diminutivi, di vezzeggiativi, di vocaboli usati prevalentemente nel colloquio quotidiano o afferenti ad ambiti scientifici e tecnologici diversi da quelli della poesia, ma comunque ormai entrati nell'uso comune. Insieme a questi, sempre nel solco di Pascoli, onomatopee e interiezioni in abbondanza. Un'altra figura retorica da loro usata frequentemente è quella della reticenza, ossia dell'introduzione improvvisa del discorso, come se il poeta fosse appunto incapace o titubante, pudico, nel voler terminare la frase e lasciasse al suo interlocutore il compito di intuirla, anche se la conclusione o l'allusione sono spesso più che scontate e banali. Ma in questo modo aumentano le sensazioni di indeterminatezza, di chiaroscuro, di imprecisione delle parole e della lingua nei confronti del reale e di sospensione disincantata di fronte al mondo. Cosa possiamo dire a conclusione di questa brevissima sintesi? Che tra i meriti dei crepuscolari c'è stato indubbiamente quello dello svecchiamento della nostra lingua poetica. Adottando uno stile molto colloquiale, discorsivo e simile alla prosa e comprendendo anche questo cortocircuito tra le parole
e la realtà, questi letterati hanno contribuito a rimuovere una patina di antico dalla nostra letteratura e a farle fare, sia pure tardi, un processo di ammodernamento che altre letterature europee avevano già realizzato precedentemente. Per il resto io vi consiglio di andarvi a leggere le poesie dei Crepuscolari per farvi personalmente una vostra opinione e per comprenderle in maniera più adeguata.